Ma sto video sui calciomercati della Fiorentina, lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare? Ma facciamolo ben via, tanto ora c'è la nazionale, non si sa di che parlare, i campionati esteri dove ancora è aperto ovviamente il calciomercato, stanno per chiudere, proprio la notizia di qualche giorno fa, Baracca e Brealo, tutte e due con le valigie in mano verso la Turchia che vanno ai Casimpa, Casimpa, Casimpampa. E un po' per Barak mi dispiace, ovviamente in questi giorni sono stati ripubblicati i video del gol contro il Basilea, insomma lo sappiamo, però non facendo parte del progetto di Raffaele Palladino è giusto che i calciatori vadano altrove. Parliamo della nuova viola, ragazzi, parliamo della nuova viola, ma durante questa sosta ovviamente approfittatene per iscrivervi al mio canale di YouTube Mister Viola, mi raccomando, campanella, like, a valanga, in descrizione gli amici di Space Viola e tutti gli altri miei social, Instagram, Facebook, TikTok, ragazzi, follower, iscriviti, seguimi, fa un po' come ti pare, ma soprattutto condividi questo video e tutti i miei social, questo canale, insomma, quello che riguarda il mondo di Mister Viola con tutti i vostri amici e tifosi della Fiorentina. Molto semplice, non c'è da fare nulla, fai sharing e fai tutto qua. Allora, ragazzi, parliamo del calciomercato della Fiorentina, dove ovviamente è stata una grande rivoluzione, un mercato che Raffaele Paladino ha detto essere soddisfatto, manca un difensore. La Fiorentina ha lavorato fino all'ultimo per prendere un ulteriore difensore, non ce l'ha fatto e quindi Comuzzo è rimasto in pianta stabile, addirittura è pronto il rinnovo per Comuzzo, che comunque devo dire che in queste prime uscite stagionali è uno dei pochi che ha sempre preso la sufficienza piena in difesa, parliamoci chiaro, perché Pongracic ancora tentenna un po', ma ha detto io mi trovo meglio nella difesa a 4 e è arrivato Moreno che invece è abituato a giocare alla difesa a 3, abbiamo sperimentato Biraghi come braccetto come terzo di difesa e non funziona minimamente, quindi insomma la Fiorentina si presenta con una linea davanti a De Gea slash Terracciano e Palladino ha detto dopo la sosta ci sarà il portiere titolare, quindi io penso che si propenderà andando verso De Gea e Terracciano diventerà un po' il portiere di coppa, quindi De Gea pronto a difendere la porta in Serie A e ovviamente nelle occasioni che Raffaele Paladino lo riterrà opportuno. Con questa difesa composta orfana di Milenkovic, ovviamente ceduto, però con Pongracic che arriva da Lecce, insomma non ha iniziato benissimo, bisogna dire la verità, perché bisogna essere onesti, Ranieri quarta, Comuzzo e Moreno. La Fiorentina, tra l'altro, fino all'ultimo ha provato a portare subito Valentini spingendosi fino a 2,5 milioni di euro. Io ve l'avevo detto durante la sessione del mercato che la Fiorentina voleva Valentini e si era spinta fino a, ma il Boca ha detto no, se tu lo vuoi sono 5 milioni, altrimenti tu lo vedi a gennaio. E la Fiorentina lo vedrà a gennaio. Non so quanto il Boca ci abbia, diciamo, guadagnato su questo, perché poteva guadagnare 2 milioni e mezzo a babbo morto. Vabbè, ognuno fa le sue scelte. Un centrocampo completamente rivoluzionato, ragazzi. Un centrocampo completamente rivoluzionato. Abbiamo salutato i vari Duncan, i vari Barak. Sono rimasti ancora quei giocatori come Infantino che non hanno trovato sistemazione. Bianco è andato al Monza. Però chi è arrivato? È arrivato, insomma, sono arrivati un bel po' di calciatori. Cataldi, Bove, Adli, Gosens. Insomma, giocatori importanti. Giocatori che la Fiorentina ha valutato essere necessari per il progetto della Fiorentina. Sicuramente il nome che fa sognare, il nome quello più importante, quello più inseguito, quello più agognato è quello di Alfred Gudmundsson, che adesso sembra avere qualche problemino laggiù in Islanda con questo processo, sembra addirittura che debba andare lì e questo infortunio al polpaccio che non l'ha tenuto fermo ai box per diverso tempo, ha ripreso a fare un allenamento con il gruppo, però sembra che non sia prontissimo forse per Bergamo, anche se la gente ci ha assicurato che Alfred è pronto e che sicuramente sarà nel roster dei convocati per la sfida di Bergamo. Vediamo quello che succede. Là davanti Ken, impatto importante già in gol, ha fatto più gol di Beltran, quindi questa è la realtà dei fatti, ha giocato anche di più di Beltran, bisogna essere onesti.
Quindi diciamo che la Fiorentina ha fatto una grande rivoluzione. A centrocampo è arrivato anche Richarlison, che ha fatto una buonissima impressione contro il Venezia, mi è piaciuto particolarmente, e devo dire che poi i nuovi che hanno esordito ovviamente contro il Monza in casa, dopo la Fiorentina era sotto di due gol, diciamo che il calcio d'angolo di Adli e l'incornata di testa di Gosens ci hanno permesso di non perdere prima della sosta. Quindi diciamo che l'inserimento dei nuovi penso che sia andato anche abbastanza bene, perché con il Monza hanno segnato proprio Ken Gosens su assist di Adli. Quindi voglio dire, forse un calciomercato che in molti ho visto lo valutano come appena sufficiente, o addirittura ho letto anche chi gli ha dato l'insufficienza. Ovviamente quello che abbiamo visto nelle prime tre giornate di campionato e nelle prime due giornate di Conference League ovviamente non era la vera Fiorentina. Abbiamo giocato con giocatori con le valigie in mano, vedi Sofyan Amrabat, vedi anche Barak, che comunque ha giocato contro il Parma, insomma giocatori che non erano forse mentalmente concentratissimi sulla maglia della Fiorentina, ed è una cosa normale ed è il brutto del mercato. Infatti io mi auguro che si vada sempre di più verso una soluzione, in quanto quando iniziano le partite il mercato deve essere chiuso, quindi o tu lo inizi prima o tu lo fai finire prima, è molto semplice, e questo velociserà anche le trattative secondo me. Detto questo, io reputo sufficiente il mercato della Fiorentina, ma non sufficiente che gli do il 6 politico. Io onestamente, andando a vedere i nomi e andando a vedere la qualità di questi nomi, quindi Adli comunque era al Milan, arrivato in grande, insomma in pompa magna, non ha trovato spazio, però ha sempre avuto una buona considerazione di Pioli, è arrivato un giocatore tecnico, forse magrolino, però è arrivato. Colpani è un giocatore che io avrei sempre voluto sotto la guida di Palladino, ancora non ha inciso, forse perché ha bisogno di più tempo, forse i carichi di lavoro sono più pesanti per lui, quindi è un giocatore che però secondo me, se ingrana, veramente può fare la differenza nella rosa della Fiorentina. Gudmundsson, basta dire Gudmundsson, lo aspettiamo a braccia aperte, il nuovo nostro numero 10. Ken credo che si sia calato perfettamente nella parte, come si è calato perfettamente nella parte Gosens, che io credo sia il nuovo titolare della Fiorentina in questo esterno di centrocampo e quant'altro. Mi è piaciuto anche l'approccio di Cataldi, mi è piaciuto l'approccio di Bove, sono tutti giocatori che non hanno nascosto la loro fede, chi laziale, chi romana, però hanno anche dimostrato di essere dei professionisti e dire: io voglio giocare, io voglio vincere, io voglio mettermi in mostra, e quindi vengo a Firenze per far bene con la Fiorentina. Quindi questa è la cosa fondamentale. Chi secondo me avrà bisogno più di tempo è Moreno, questo difensore che gioca a tre, ovviamente arriva da un campionato completamente diverso e quindi gli andrà dato tempo, e penso che sia più che giusto. Su De Gea, ragazzi, ce l'abbiamo tutti in mente le grandi parate che ha fatto in Conference League, e se siamo andati avanti in Conference League lo dobbiamo soltanto a De Gea, e a un bellissimo gol d'attaccante di Ken. Quindi insomma io penso che ci sia tempo in questi 10 giorni per amalgamare alla perfezione la rosa, ovviamente per chi è rimasto. I convocati non sono tantissimi della Fiorentina, quindi diciamo il gruppo, lo zoccolo rimane a Firenze, e Palladino avrà, oltre che un clima sicuramente meno afoso per allenarsi, ma abbia anche la possibilità di inculcare quelli che sono un po' i dogmi e le tecniche e le tattiche di questa nuova Fiorentina, che non mi dispiace nell'idea di costruzione. Quello che mi fa arrabbiare è che regaliamo sempre un tempo, o comunque non approcciamo bene la gara. L'abbiamo fatto con tutti, l'abbiamo fatto con il Parma, l'abbiamo fatto con il Monza, l'abbiamo fatto con il Puskas, l'abbiamo fatto con il Venezia, anche se con il Venezia abbiamo dominato il match ma non siamo mai stati pericolosi là davanti. Con il Monza, partenza horror shock, dopo 20 minuti sotto di 2-0 è vero che sei andato a recuperarla, e paradossalmente se ci fosse stato qualche minuto in più forse la vincevi anche come partita, però la realtà dei fatti è che hai fatto 2-2. Con il Parma, forse se non veniva buttato fuori Pongracic, forse per come si stava mettendo il match, anche se il Parma sbagliava 2 gol a porta vuota, bisogna essere onesti, forse portavi a casa un risultato in più. Diciamo che c'è il rammarico per il punticino preso con il Venezia, però al di là di questo la rosa non era ancora completa. C'è la fiducia da parte nostra? Sì, soprattutto da parte mia c'è tanta fiducia in questa nuova rosa. Ripeto, il mio voto onestamente è un 7-. Perché è un 7-? Perché secondo me uno si poteva lavorare prima, nel senso
consegnare a Palladino una rosa un pochino più allestita con qualche giorno di anticipo. È anche vero che poi tante situazioni hanno bloccato il mercato, Nico Gonzalez, Amarabat, insomma, che hanno un po' reso difficile le trattative in casa Viola. Però, secondo me, sapendo determinate cose già a fine stagione scorsa, potevi lavorare in maniera diversa. È un 7 meno perché comunque ci sono dei giocatori che secondo me vanno valutati, perché Adli viene da una stagione del Milan che sì, sicuramente è un giocatore importante, però viene da praticamente una stagione dove non ha mai giocato. Bove viene da una Roma in cui sembrava essersi ritagliato uno spaziettino e poi invece non considerato, quindi capire il perché non è stato considerato. Cataldi, un altro che comunque a Lazio non ha mai trovato una continuità. Quindi Gonsi è sicuramente forse il giocatore più a livello di nome più rinomato. Infatti, tra l'altro, le sue magliette sono andate a ruba subito. Quindi, insomma, ex Atalanta, ex Inter, insomma, giocatore sicuramente di spessore e che si è presentato alla perfezione. Richardson è un altro di quelli che secondo me potranno veramente dire la loro, la sua soprattutto, perché è tecnicamente importante. Ha una visione di gioco tutta sua, ma soprattutto è, secondo me, uno di quei calciatori che pensa ancor prima di aver ricevuto la palla a cosa fare. E questa è una cosa rara, nel calcio di oggi. Sulla difesa, beh, va registrata. La difesa va registrata, troppi gol in pochissime giornate non va bene, soprattutto per nostre defezioni. Mi aspetto la rinascita di Kayode o Kayode, deve essere il suo anno, deve essere il suo anno di lancio e onestamente ha ancora dimostrato alcune lacune. Biraghi deve essere il capitano, ma deve essere anche uomo spogliatoio, quindi insomma ha dei limiti e non può far tutta fascia, quindi anche qui Palladino dovrà centellinarlo. Mi auguro che possa essere anche l'anno di Parisi, perché secondo me Parisi è un nostro tesoretto, è un giocatore secondo me molto forte, deve avere continuità, deve aver fiducia su se stesso, idem con Patate Sottile, parliamo della stessa cosa. Icone, credo che Palladino lo consideri tanto, tocca a lui mettersi in mostra, tocca a lui ragazzi, tutte le volte che si parla di Icone i compagni dicono è il giocatore più tecnico in rosa, in allenamento fa delle cose assurde, poi però in partita non riesce non riesce a dimostrarlo. Quindi, ovviamente, anche qua noi tifosi, ragazzi, cerchiamo di spingere questa squadra che sicuramente è in quello che si può chiamare tranquillamente anno zero, perché è cambiata quasi tutta la rosa. Io penso che sia cambiata, non so se in meglio, però non credo che si sia depotenziata e credo che ci siano forse degli elementi che hanno leggermente migliorato la rosa dello scorso anno. Mi domando e dico: se Italiano avesse avuto un mercato del genere, forse oggi cosa avrebbe potuto fare? Non lo so, avendo una punta, per esempio, come Ken, e non mezze punte improvvisate per 3 stagioni di fila. Quindi, detto questo, il mio voto è molto positivo. Critico la tempistica. E adesso la palla passa a Palladino, ragazzi, perché adesso tocca a lui mettere insieme 11 titolari, tenere alto il morale degli altri 11, paradossalmente, e cercare di già dal 22, se non sbaglio, che torniamo a giocare contro l'Atalanta, partita ovviamente difficilissima sulla carta, però la Fiorentina ci deve arrivare con la consapevolezza che da questa sosta parte il campionato della Fiorentina. 3 punti in 3 giornate, c'è chi ha fatto 0 punti, c'è chi ne ha fatti 1, c'è chi ne ha fatti 9, per l'amor di Dio, fa parte del gioco. E ovviamente aspettiamo tutti Gudmundsson, perché un attacco formato idealmente con Colpani dietro, Sottil, Gudmundsson e Ken, oppure adattato Gudmundsson dall'altra parte per lasciare Colpani dall'altra parte, insomma, non partiamo male, questa è la mia opinione. Ragazzi, come sempre, forza Viola. Ah, e uscirà il video, ve lo dico di già, della rosa del mio fantacalcio. Vi dico subito che l'attacco fa cagare, però abbiamo speso perché sono con un socio. Parecchi crediti abbiamo creduto di più nella fase difensiva centrocampo, andando a cercare i gol e i bonus di queste altre due parti, e abbiamo lasciato scannare quegli altri per Lukaku, Vlahovic e cavolate varie. Quindi abbiamo un attacco di belle speranze, però insomma,
condividerò il video del fantacalcio, della mia formazione del fantacalcio. Per il resto, ragazzi, ci vediamo in settimana. Se ci saranno ulteriori novità anche sul lato Gudmundsson, e pian piano ci avvicineremo a quello che poi è il rientro post nazionali. Forza Viola!